devi farlo. Ha chiesto che fossi tu. Solo tu. Ok, ho capito. Dottor Game ne aveva passate tante nella sua vita. Aveva visto cose che voi umani, lì davanti ai vostri schermi, potete solo immaginare. Eppure anche per uno come lui, arriva sempre il momento di fronteggiare colei che porta con sé la falce. Tanti cercherebbero di fuggire, altri urlerebbero dalla paura, ma non Dottor Game. Lui avrebbe avuto sempre la scienza dalla sua, un'alleata fedele e infallibile di solito, ma non stavolta. Stavolta era stata proprio la scienza a metterlo in quella spinosa situazione. L'opportunità di entrare nella mente altrui e agire sui ricordi era senz'altro la scoperta del secolo. Ma Dr. Game ne avrebbe fatto tranquillamente a meno in situazioni come quella, quando erano in ballo gli ultimi istanti della vita di un uomo così importante per lui. Trovare, in una vita tanto complessa e piena di soddisfazioni e amore, il tassello mancante che potesse donare un'ultima scintilla di felicità a quell'uomo, non era stato facile. Che fosse qualcosa di relativo ai videogiochi fu subito chiaro, ma la scoperta che si trattasse di una console in particolare lo lasciò interdetto. Dr. Game non poteva immaginare che far riaffiorare il ricordo proprio di quella console, perduta anni addietro, significasse così tanto per colui che era venuto a soccorrere. Ma del resto non era ancora il momento. Quindi prese coraggio, si schiarì la voce e si apprestò a cominciare. Se era di quel pezzo di plastica e silicio che bisognava parlare per dare un sereno addio a quella cara persona, allora ne avrebbe parlato. E come se lo avrebbe fatto, con tutte le sue forze. Direi che a questo punto non possiamo fare altro che affrontare il discorso Super Nintendo. Forse l'esempio più lampante di come una console dovrebbe essere creata, venduta e seguita durante tutto l'arco della sua vita commerciale. Nonostante oggi siano presenti nelle nostre case macchine ben più avanzate e versatili, credetemi, un concentrato di qualità, varietà e tecnica così ben amalgamato non si è più visto. Soprattutto nella storia di Nintendo, di cui, e lo dico senza timore di smentita, Super Nintendo Entertainment System ha rappresentato in assoluto storicamente il picco più alto. Certo, ad una vetta spesso e volentieri segue una ripida discesa. E in effetti anche questo 16-bit non fece eccezione dopo la fine del suo ciclo vitale, lasciando Nintendo in un terreno minato da cui fu difficilissimo uscire. Ma di ciò parleremo più tardi. Piuttosto andiamo per gradi e partiamo dalla situazione del mercato videoludico a quei tempi. Via! Siamo all'inizio degli anni 90. Sono tempi in cui un mirabolante NES non fa che confermare ogni giorno di più l'assoluto strapotere di Nintendo sul mercato videoludico. Vista la situazione, Sega, con un Master System che ormai arrancava in tutti i territori, ad eccezione delle Americhe del Sud e dell'Europa, aveva da poco lanciato il suo speranzoso Mega Drive. Mentre anche altri attori cercavano in tutti i modi di rimanere a galla, calpestando la scena nel modo più rumoroso possibile, fra questi NEC con il suo PC Engine. A fronte di competitor così agguerriti, era ovvio che la rosea situazione per Nintendo non sarebbe durata ancora a lungo. Era quindi il momento di rimboccarsi le maniche e portare a compimento il progetto di una console a 16-bit avveniristica, avanti anni luce per architettura e potenzialità rispetto alle concorrenti. Un modo per riaffermare la propria supremazia su un mercato nuovamente fin troppo affollato. And now our song is done.
Inutile starlo a precisare, si trattava del Super Famicom, una console che sulla carta avrebbe dovuto raccogliere l'enorme eredità del NES, espandendola il più possibile in un futuro fatto di forza computazionale, grafica ed alta risoluzione. Sì, per l'epoca lo era. Effetti tridimensionali e sonoro di qualità CD. Sì, pur non utilizzando effettivamente i CD. Una console con tali premesse, ovviamente, prima di arrivare sul mercato, superò diversi stadi di prototipazione, cercando di conformarsi alla fine, sì, in un prodotto che andasse incontro ai gusti del pubblico giapponese, ma prevedesse già un più ampio respiro di portata internazionale. Insomma, siamo ben lontani dagli scadenti standard produttivi del Famicom. Ciononostante, il designer responsabile era anche stavolta lo stesso. E già, si trattava sempre del buon Masayuki Uemura, che però stavolta, illuminato da un inaspettato buon gusto, riuscì a tirar fuori un prodotto per forma e dimensioni molto più gradevole e affascinante. Questo almeno il parere generale sulle riviste dell'epoca, in cui era già da tempo tutto un tripudio di immagini promozionali e di anticipazioni sui nuovi giochi. Nintendo stessa non faceva che alimentare un martellante hype su quella che da più fronti era descritta come una console mostruosa, la più potente in assoluto. Dirò una cosa impopolare per tutti i fan Nintendo, ma bei tempi quelli in cui la casa di Kyoto era tecnologicamente all'avanguardia. Addirittura lo stesso presidente Yamauchi, pace l'anima sua, si lanciava in dichiarazioni al limite del fantascientifico, annunciando una retrocompatibilità con i giochi del Famicom e un nuovo supporto con disco magneto-ottico impiegabile oltre le classiche cartucce. Insomma, una roba epocale da far venire l'acquolina in bocca a tutti gli appassionati di tecnologia. Già 2 o 3 anni prima del suo effettivo lancio, Super Famicom era visto da tutti come la console delle meraviglie. Una macchina definitiva, e davvero non c'è da meravigliarsi se una situazione del genere si tradusse in un esplosivo successo già dall'uscita. Facile come bere un bicchiere di torta. Sì, lo so che non l'avete capita, è una citazione per pochi. Così, il 21 novembre 1990, Super Famicom arrivò nei negozi ad un prezzo di 25.000 yen, quasi 200 euro al cambio attuale, e fu subito sold out. Tutti i videogiocatori del sollevante non avevano occhi che per la fiammante console Nintendo, e ciò ai vari competitor giustamente non andava affatto bene, soprattutto Sega, che si vide crollare sotto i piedi un terreno composto da Mega Drive meno solido di quel che si pensava. Le diatribe fra Nintendo e Sega rimangono tuttora un esempio emblematico di console war fra le più intense e sanguinolente. Le due case si diedero battaglia senza esclusione di colpi, pur di piazzare le loro macchine all'interno delle case degli appassionati. Azioni di marketing che spesso assumevano i connotati più di malvagie frecciatine che altro. Roba che a farla adesso si rischia una sequela infinita di denunce per diffamazione e via dicendo. Che tempi magici. Ma di questo parleremo fra poco. Prima, come al solito, diamo uno sguardo ravvicinato alla console. Le forme e i colori del Super Famicom, ammettiamolo, le abbiamo tutti scolpite a fuoco nella mente, anche coloro che non ne hanno mai avuto uno per le mani. Il suo aspetto è talmente diventato iconico negli anni da incarnare spesso il concetto stesso di console Nintendo. Certo, dopo il NES ovviamente. Si trattava di una macchina piuttosto compatta e dalle linee poco marcate e arrotondate. La mancanza totale di spigoli vivi la allontanavano sensibilmente dallo stile della console ad 8-bit precedente e, più in generale, da ciò che potevamo trovare sotto le TV di quel periodo. Posizionata fra voluminosi videoregistratori e seriosi decoder, quella sinuosa scocca grigia sembrava arrivata direttamente dal futuro. Un futuro però familiare ed accogliente. Ed era esattamente questa la sensazione che Nintendo voleva dare ai suoi acquirenti. Una console nuova, ma dall'aspetto confortevole, né troppo aliena, né troppo tradizionale. Sulla parte superiore della macchina trovavamo lo slot per l'inserimento delle cartucce, protetto da uno sportellino antipolvere, lo switch d'accensione a scorrimento, il tasto per resettare la console e un altro grosso pulsantone che azionava una leva interna utile per estrarre le cartucce inserite nello slot. Sulla parte anteriore trovavamo solo le 2 porte per i controller, mentre su quella posteriore i vari spinotti di input e output, nel particolare un'uscita multi-AV, un'altra in standard antenna RF, un selettore per il canale, utile se si usava la connessione tramite antenna, e per finire lo spinotto per l'alimentazione elettrica. Chiudeva la dotazione una porta d'espansione posta sulla parte inferiore della console e coperta da uno sportellino di protezione.
Tutto qua, una dotazione di porte e connessioni ridotta all'osso. Non serviva altro per divertirsi alla grande. O meglio, un'ultima cosa ancora mancava. Forse la più importante, l'interfaccia fisica per l'utente. In poche parole, il pad. Va bene, qui ci piace vincere facile. Il controller del 16-bit Nintendo era semplicemente lo stato dell'arte in quanto ad ergonomia e usabilità. La solita ottima croce direzionale ereditata dal NES, 4 pulsanti d'azione colorati, divenuti essi stessi un simbolo del sistema, 2 tasti dorsali, da quel momento implementati anche da tutti i competitor, e i classici Select e Start, erano tutte componenti studiate nei minimi dettagli con in mente nient'altro che la comodità del giocatore. Un controller talmente ben riuscito da rivelarsi dotato di una versatilità totale, finendo con l'essere impiegato, con estrema soddisfazione, in tutti i generi di gioco più in voga all'epoca. Dai platform agli sportivi fino agli sparatutto in 3D. Ogni genere poteva essere ottimamente gestito grazie al feeling di tasti e croce direzionale divenuti leggenda. Ancora oggi, a chiunque mi chieda quale sia per me il controller meglio riuscito di tutti i tempi, io non posso che rispondere sempre con questo. Non c'è, secondo me, alcun altro paragone con qualsiasi di tutti gli altri gamepad concorrenti. Per me nessun paragone anche con quelli Sega, che già brillavano per comodità e ergonomia. Avanti, avanti, attendo le vostre rimostranze, cari amici segari! Super Famicom, insomma, era questo. Semplice, versatile e potente. Una combinazione di fattori semplicemente esplosiva. E i videogiocatori ringraziano. Chi non ringraziava erano invece i concorrenti, Sega soprattutto, che si ritrovò a dover fare gli ovvi paragoni fra il suo Mega Drive e la nuova console Nintendo. Era necessario adeguarsi dove possibile. Ora, per esempio, nel caso del controller, trasformato da questo a 3 tasti a questo a 6, e spostando l'attenzione del pubblico ancor di più sui punti di forza del suo sistema. Soprattutto tecnici, a maggior ragione in ottica di un imminente lancio occidentale del Super Famicom. Lancio che avvenne negli Stati Uniti il 23 agosto 1991, quando in un'assolata mattina estiva gli utenti amarragani si ritrovarono nei negozi sia una specie di cabinato dimostrativo denominato Super System, utile ad illustrare in diretta le capacità della console, sia proprio essa stessa, per l'occasione rivoluzionata nell'aspetto e trasformata in questo. Già, strano, eh? La macchina Nintendo venne rinominata da Super Famicom a Super Nintendo Entertainment System, seguendo la linea già adottata per il precedente 8-bit. E le venne donato questo aspetto particolare, insolito, insomma, una cagata. Superpower. Ok, intendiamoci. E già il solo fatto di aver mantenuto il caricamento delle cartucce dall'alto, invece che studiare anche stavolta un caricamento frontale, servì a scoraggiare l'usanza tutta Yankee di utilizzare la console come ripiano per poggiare snack e birre. Non ci credereste mai quanta gente chiamò il servizio di assistenza lamentandosi di aver macchiato o sporcato irrimediabilmente il NES. Ma perché cambiare le così armoniose, sinuose linee della versione giapponese in questa razza di scatola da scarpe? Beh, direi che qui ci starebbe bene un... Lo sapevi che... con Dr. Game! Lo sapevi che il Super Nintendo americano fu appositamente disegnato in modo squadrato e con bordi marcati proprio in funzione dell'ipotetica disponibilità successiva di add-on da collegare alla sua base? Secondo il gusto statunitense, infatti, una console dalle forme arrotondate adagiata su un altro dispositivo avrebbe dato la sensazione, letteralmente, di un sacchetto del pane poggiato su una scatola. Questo almeno secondo le parole di Lance Barr, responsabile del design della console. Lo sapevi che... con Dr. Game! Comunque sia, estetica a parte, venivano mantenute tutte le varie porte di input ed output già presenti sulla versione giapponese della console, quindi nessuna differenza da questo punto di vista. Anche i joypad e le cartucce riflettevano le peculiari scelte stilistiche della macchina, con i tasti sui controller intonati ad essa e cartucce dei giochi ugualmente squadrate e spigolose. Insomma, roba che Minecraft levati proprio! Anche con questo aspetto bizzarro, il Super Nintendo mantenne intatte tutte le promesse fatte già alla sua uscita giapponese. Infinite potenzialità per una console semplicemente inarrivabile per chiunque cercasse di competere. E ciò valse anche ovviamente per il mercato
americano, quello che vide gli scontri forse più duri e esasperati fra Nintendo e gli altri produttori. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. Ah, le console wars, quelle belle. Per quanto gli scontri fra marchi si trasformino sempre in faide fratricide fra i relativi gruppi di supporter, è innegabile come l'opposizione fra Sega e Nintendo diede vita a metodi sempre più spinti, creativi ed originali di fare marketing, anche comparativo. Da una parte Sega non faceva altro che sottolineare quanto il suo Mega Drive / Genesis fosse veloce, forte del suo tamarrissimo blast processing, e indirizzato solo ai più fighi della cumpa, a cui Nintendo non poteva certo ambire, dato che Genesis does what Nintendo don't. Dall'altra parte, la casa di Kyoto citava se stessa adattando un vecchio slogan dell'era NES, volto a sottolineare quanto la sua console fosse effettivamente la più potente in assoluto. You are playing with superpower. You're playing with power. Superpower. Toh, guarda un po', c'era pure Ant-Man. La casa di Sonic insinuava che Super Nintendo fosse una robaccia lenta per mocciosi stupidi? Nintendo rispondeva con frecciatine, neanche tanto velate, col porcospino blu ficcato nel bidone delle robe inutili e senza speranza sul finale di Donkey Kong Country 2. Insomma, se non fosse stato per le rispettive fanbase maleducate, questo continuo battibeccare sarebbe da ricordare ancora oggi come esempio di uno dei periodi più frizzanti e interessanti della storia del marketing applicato al media videoludico. Ad ogni modo, sono sicuro che chiunque abbia vissuto quel periodo lì, da qualunque parte della barricata fosse, ricorda ancora con molta nostalgia quei tempi. Ad ogni modo, eccomi qua. Personalmente, come sempre, come allora e ancora oggi, Team Nintendo. Voi? Vuoi sfidare il numero uno? Da bravi fanalini di coda dell'industria, quali siamo noi europei, Super Nintendo arrivò nei nostri negozi solo 2 anni dopo l'uscita giapponese, trovando un terreno più difficile da sottrarre all'onnipresente Sega, che aveva approfittato di tutto questo ritardo per rafforzare ancor di più la sua importante presenza. Ma da sempre l'Europa era un territorio molto amante delle console con Sonic, quindi Nintendo in un certo qual modo era preparata ad affrontare la situazione, puntando soprattutto a piazzare la nuova console a 16-bit agli aficionados che erano cresciuti col NES. Anche da noi in Europa, e in particolare qui in Italia, dato che l'abbiamo vissuta in prima persona, la rivalità fra Nintendo e Sega arrivò ad essere molto molto sentita, con gli stessi distributori ufficiali che facevano a gara nel coniare lo slogan più di richiamo, se così possiamo dire, o nell'ingaggiare il testimonial più di grido. Se Giochi Preziosi, distributori dei prodotti Sega, si dava da fare, fa pubblicità con i calciatori e intermezzi con allucinanti concorsi a premi durante i programmi per ragazzi del pomeriggio, GIG, distributore Nintendo, dal canto suo sparava a raffica spot in cui frotte di ragazzini esaltati, appartenenti all'autoproclamata Beat Generation, ripetevano ossessivamente il nome della console con tanto di slogan demenziale sparato sul finale. Il resto è game over! Quanto meraviglioso anni novantismo che trasuda da queste immagini. Ah. Doppia libidine! Se pensiamo che oggi Giochi Preziosi e GIG sono la stessa cosa, è roba da... Ad ogni modo, il Super Nintendo in standard PAL europeo lo conosciamo tutti. Nell'aspetto era identico alla sua controparte giapponese, cambiava solo il logo stampato qui sulla scocca e ovviamente le impostazioni di compatibilità regionali, che non permettevano di seguire null'altro che non le cartucce specificatamente create per il mercato PAL. Questo specifico standard, tra l'altro, produceva un segnale video a 50 Hz, più lento di quello a 60 Hz delle altre versioni, e aggiungeva delle fastidiose bande nere sopra e sotto la schermata di gioco, schiacciando e deformando tutto. Per quanto questa versione fu praticamente la principale, se non l'unica, che gli appassionati nostrani conobbero mai, in realtà si trattava della peggiore fra le tre, con giochi deformati e rallentati che difficilmente rendevano giustizia al lavoro di chi li aveva prodotti. A poco servivano i tantissimi adattatori venduti dalle terze parti, come questo, il FireFX, che eseguiva la cartuccia posta sul primo slot, prelevando il codice regionale di quella inserita sul secondo. Alla fine tutti si limitavano solo a questa operazione, permettendo l'esecuzione del titolo estero, ma le prestazioni di gioco rimanevano in ogni caso quelle offerte dalla console che faceva girare il tutto. Insomma, ci giocavi lo stesso, ma lo facevi molto male. E questo discorso ovviamente ci porta all'argomento più vasto e periglioso di tutti, i giochi. Ma da dove potremmo mai iniziare se non, come nostro solito, allungando il brodo e prendendola molto alla larga? E quindi, le cartucce.
I giochi venivano ovviamente distribuiti su cartucce, racchiuse in scatole di cartone estremamente fragili. Ma che... No, questo non c'entra. Fate finta di non averlo visto. Scatole che si graffiavano sui bordi e si strappavano solo a guardarle. Le cartucce palle, quelle giapponesi, erano più o meno le stesse. Ciò che cambiava era solo la confezione. Nella versione orientale, più slim e con inserto portacartuccia di materiale plastico. Le cartucce americane, invece, come detto, riprendevano forma e stile della console su cui giravano, risultando quindi squadratissime e anche un pelo più voluminose. Una particolarità di questo specifico formato era una sorta di tappo antipolvere che andava a chiudere i contatti e puntualmente finiva perso in qualche angolo della casa o mangiato dal cane. Se per i giochi americani ed europei non esisteva altra tipologia di supporti che non fossero questi, al limite cambiava solo il colore delle plastiche, per quanto riguarda la softeca giapponese erano presenti titoli distribuiti su supporti diversi. Un esempio è l'accessorio su Famiturbo, che inserito nel Super Famicom permetteva di mettere in comunicazione due giochi compatibili presenti in speciali micro cartuccine. Niente di tutto ciò si vide mai in Occidente. Ma le cartucce alla fine erano solo pezzi di plastica e silicio, inutili senza un gioco dentro. Su Super Nintendo di giochi c'era solo l'imbarazzo della scelta. La softeca del 16-bit Nintendo fu senza ombra di dubbio una delle più complete, variegate, affascinanti e di qualità del suo tempo. E questo oltre agli immancabili ed eccellenti giochi prodotti da Nintendo stessa, come ad esempio il definitivo Super Mario World, uscito insieme alla console e ritenuto ancora oggi forse uno dei capitoli migliori in assoluto dell'idraulico baffuto. A fare la fortuna di questa console fu soprattutto un supporto delle terze parti epocale. Su Super Nintendo fecero ritorno un'infinità di serie già divenute famose sulle console precedenti, e ne apparvero altrettante di nuove, andando a comporre un meraviglioso mosaico in grado di coprire tutti i generi videoludici. Notevoli conversioni da sala giochi si affiancavano a produzioni originali sempre più strabilianti per tecnica e profondità. Capcom, Konami, Squaresoft, Taito, SNK, Midway, Electronic Arts e tantissimi altri nomi illustri alimentavano con i loro titoli di punta un catalogo incredibile per la portata dei brand coinvolti. Street Fighter, Final Fight, Castlevania, Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana, Puzzle Bobble, Fatal Fury, Art of Fighting, Mortal Kombat, giochi sportivi di ogni foggia e fattura e tanto tantissimo altro. Un periodo felicissimo che per Nintendo non tornò più, almeno fino ad ora. Vedremo con Switch cosa succederà. Super Nintendo fu infatti l'ultimo sistema prodotto dalla casa di Kyoto che poté contare sul supporto di una così vasta schiera di produttori di terze parti. Ciò grazie soprattutto alla decisione di Nintendo di allentare leggermente la presa sulle politiche di pubblicazione. Non fu più dunque obbligatorio produrre un massimo di soli 5 giochi all'anno in regime di esclusività temporale, ma i produttori avrebbero potuto pubblicare gli stessi giochi su qualsiasi sistema volessero. L'unico controllo su cui Nintendo decise di non indietreggiare fu quello sui contenuti, soprattutto su eventuali particolari un po' imbarazzanti o eccessivamente violenti all'interno dei titoli. E da questo punto di vista il caso Mortal Kombat fu particolarmente emblematico. Il vespaio scatenato negli Stati Uniti da questo titolo fu esagerato. La violenza nuda e cruda che trapelava da ogni schermata fu vista dalle associazioni dei genitori e da enti di spicco della classe politica statunitense come problematica per un pubblico troppo giovane, facendo correre Nintendo ai ripari, imponendo al produttore una versione fortemente censurata del gioco. Sega non recepì il problema allo stesso modo, tant'è che Mortal Kombat per Mega Drive conteneva un modo per riabilitare tutto il succoso gore mancante. Solo dopo l'istituzione degli enti autonomi di controllo sui contenuti digitali, Nintendo decise di non imporre più alcuna censura autonomamente. Mortal Kombat 2, infatti, uscì anche su Super Nintendo in versione integrale. Insomma, ad ogni modo, un parco titoli a dir poco incredibile. Ancor di più se pensiamo al progresso tecnologico di cui alcuni di essi si fecero portabandiera. In particolare quelli che facevano uso del cosiddetto Mod 7 della console. E soprattutto del chip aggiuntivo Super FX. Le possibilità grafiche del Super Nintendo erano eccezionali, soprattutto in materia di manipolazione del 2D. Delle 7 diverse modalità grafiche offerte, la settima fu senza dubbio la più particolare e famosa. Essa permetteva di scalare e porre in prospettiva lo sfondo della schermata, in modo da rendere l'illusione di percorrerlo sorvolandolo in 3 dimensioni.
Questa funzionalità fu principalmente impiegata per la creazione dei tracciati e in particolare i giochi di corse, uno su tutti, Super Mario Kart, e per rappresentare il mondo di gioco in tanti degli RPG più avanzati, ad esempio i Final Fantasy. Inoltre esistevano svariati chip aggiuntivi di cui le cartucce potevano dotarsi e che in un certo senso andavano a collaborare con l'hardware della console per produrre effetti mai visti prima. Uno su tutti, il mitico chip Super FX. Chip che si occupava di accelerare le prestazioni grafiche durando i giochi che ne facevano uso delle caratteristiche tridimensionali sia simulate, vedi ad esempio Doom, che realmente poligonali come Star Fox o Stunt Race FX. Il chip Super FX venne anche impiegato per la manipolazione delle immagini bidimensionali in modo più complesso e articolato, con effetti di zoom e deformazione inediti per l'epoca. Il sontuoso impianto grafico di giochi come Yoshi's Island ne era l'esempio perfetto. Ovviamente in mezzo a questo succulento frutteto non potevano certo mancare le mele marce. Roba veramente brutta che per assurdo nel tempo ha conquistato valore proprio per il suo essere trash, finendo spesso con l'essere rivalutata senza alcun motivo concreto. Ma finisce sempre così: più un gioco è brutto, più è probabile che in futuro diventi apprezzatissimo e ricercato. Già. Passando al lato hardware a supporto dei giochi, fra i tantissimi accessori e periferiche prodotte per la console, possiamo trovare letteralmente di tutto. Tantissimi pezzi ufficiali, e dove non arrivava Nintendo, c'erano sempre i produttori di terze parti ad escogitare la periferica più insolita e dalla dubbia utilità di tutte. Ma facciamo una carrellata dei pezzi più importanti. Partiamo col Super Game Boy, attrezzo ufficiale che permetteva di utilizzare su Super Nintendo i giochi della prima versione del Game Boy. In pratica un Game Boy privo delle batterie, dello schermo e dei tasti, infilato in una cartuccia. Incredibilmente utile per tutti gli appassionati di Pokémon. Non poteva poi mancare una Light Gun, e quindi ecco il Super Scope. Sì, altro non è che una specie di bazooka per gnomi, poi tra l'altro molto poco supportato. I giochi che lo impiegavano si potevano contare sulle dita di una mano monca, ma vabbè, dettagli. Idem con patate per il mouse del Super Nintendo, da impiegare solo nei giochi educativi che lo prevedevano, pochi e brutti. Abbiamo poi inoltre un'infinità di joystick e controller arcade di tutte le forme e colori, spesso utilizzabili anche su altre console in quanto multistandard. E poi i sistemi di gioco in download tramite servizi satellitari, accessori per l'impiego di trucchi e cheat codes, sistemi di dumping delle cartucce su floppy disk, multitap per il multiplayer in locale e persino un modem da collegare alla rete telefonica per controllare il proprio conto in banca joypad alla mano. In definitiva, un enorme ecosistema di hardware e software a cui però completezza e qualità non bastavano per dominare completamente il mercato. Non a metà degli anni 90, quando ci si apprestava ad accogliere the next big thing del settore. Quella componente hardware, ereditata ovviamente dal mondo PC, che avrebbe modificato, trasformato completamente il modo di intendere il videogame. Sto parlando, ovviamente, del CD-ROM. Il cuore del futuro batte per Mega CD. Era da un po' che produttori come Sega, NEC, Panasonic e via dicendo sperimentavano con questo nuovissimo supporto ottico, e non ci volle molto prima che arrivassero nei negozi add-on o nuove revisioni delle varie console in grado di supportarlo pienamente. Sega con il suo Sega CD teneva un piede in due scarpe, preferendo non abbandonare ancora Mega Drive, mentre altri offrivano ai consumatori macchine all-in-one nei limiti del possibile potenziate e più avanzate rispetto alle altre. Ma Nintendo no. PC Engine Duo R, 新発売. Akioto l'affare CD era visto sì con interesse e curiosità, ma anche con parecchia diffidenza. La prospettiva di dover investire su questo nuovo formato era vista più come un peso, una necessità non gradita, piuttosto che un'opportunità per aumentare il proprio business. E insomma, era chiara già da allora una certa tendenza della grande N di adagiarsi un pelino sugli allori. Fatto sta che a un certo punto fu chiaro che temporeggiare non sarebbe servito a nulla. Si partì quindi alla ricerca di un partner tecnologico che potesse aiutare l'azienda a creare un add-on CD per il Super Nintendo. Fu l'inizio della fine. Sony e Nintendo avevano già collaborato a stretto contatto per la creazione della componentistica del Super Nintendo. Non è un mistero infatti che il chip audio SPC700, che forniva al 16-bit l'impianto audio di qualità CD, fosse proprio stato ideato da Sony e in particolare da un talentuoso ingegnere elettronico di nome Ken Kutaragi. Vi dice niente?
Quindi l'idea di estendere questa collaborazione anche ad un nuovo progetto di un add-on CD sembrò subito buona. Si sarebbe trattato, per così dire, di una collaborazione win-win. Con Sony, che non essendo mai entrata prima nel mercato dei videogame, che avrebbe potuto utilizzare questa combinazione come cavallo di Troia per irrompere nel mercato, e dall'altra parte Nintendo, che non solo avrebbe mantenuto la propria console al passo tecnologico con i competitor, ma allo stesso tempo, grazie all'economicità del supporto CD, avrebbe abbattuto sensibilmente i costi di produzione dei giochi. L'accordo iniziale di collaborazione per lo sviluppo congiunto di questo hardware dedicato alla lettura dei CD, chiamato inizialmente Super NES CD-ROM, prevedeva da parte di Sony lo sviluppo di un sistema esterno da agganciare al 16-bit Nintendo, in cambio del quale la casa di Kyoto avrebbe dovuto garantire a Sony due vantaggi. Per prima cosa, la possibilità di richiedere un costo di licenza a tutti gli sviluppatori che volevano creare dei giochi per il nuovo formato. E in seconda battuta, la possibilità di sviluppare in autonomia una propria console a sé stante basata sul progetto. In un primo momento, Nintendo trascurò le ovvie implicazioni date dalla seconda richiesta di Sony e si concentrò esclusivamente sul primo punto, quello del ritorno economico a breve termine. Abituata com'era a lavorare in un regime praticamente di monopolio, non era per nulla disposta, neanche ci pensavano minimamente, a dividere gli introiti del proprio hardware con altri. Quindi, senza dire nulla a nessuno, decise di tagliare i ponti sotto banco con Sony e cercare un accordo simile, ma più economicamente vantaggioso, con Philips. Nel frattempo, Sony, ignara di tutto, pensò bene di far valere la sua seconda condizione, presentando nel 1991, durante il Consumer Electronics Show, non solo lo SNES CD da montare sulla console Nintendo, ma anche una console standalone marchiata Sony, chiamata Super Famicom PlayStation. Esattamente il giorno dopo, Nintendo annunciò di aver raggiunto un accordo con Philips per la creazione di un add-on CD da collegare al Super Nintendo. Mossa letta poi da tutti come un tentativo molto forte di Yamauchi, allora presidente di Nintendo, di mettere al suo posto Sony, chiarendo definitivamente chi fosse il vero leader del mercato. Purtroppo per lui fu una mossa che pochissimi anni dopo gli si ritorse contro. Gli accordi fra Nintendo e Philips convinsero Kutaragi, capo progetto di Nintendo PlayStation, ad abbandonare del tutto la collaborazione. Gli sforzi compiuti sino allora nello sviluppo di una nuova console, però, era chiaro che non avrebbero dovuto andare sprecati, e che anzi bisognasse investire in una nuova tecnologia per portare l'era dei videogame dagli ormai vetusti 16-bit ai più promettenti 32-bit, capaci di supportare sia il classico 2D che il nuovo e visionario 3D texturizzato. Ma questa è un'altra storia. Piuttosto, tenendo il focus su Nintendo, bisogna dire che alla fine gli accordi con Philips si tradussero in un nulla di fatto. Niente add-on CD per il Super Nintendo, ma piuttosto un paio di orripilanti giochi di Super Mario e Zelda prodotti da terze parti per la terrificante console proprietaria di Philips, il CD-i. Molto, molto male. Chissà come sarebbe finita se... Ma qui ci sta! Un segnalibro storico! Segnalibro storico! Un saluto a voi, cari pazienti, e benvenuti in... Struttura. In questo esatto momento storico, il continuum tempo-spazio ha subito una biforcazione che ha prodotto due versioni diverse e alternative del nostro presente. Noi in questo momento stiamo vivendo quella in cui Sony e Nintendo sono due case produttrici distinte e concorrenti. Ma pensate che in un presente alternativo Nintendo e Sony sono una cosa sola, e la Nintendo PlayStation 4 è la console più venduta in assoluto. Anche perché è l'unica esistente, dato che Microsoft non ha mai creato Xbox. Sarebbe stato inutile cercare di competere. Cosa ne pensate di un presente alternativo del genere? Va tutto a vantaggio di noi videogiocatori o no? Segnalibro storico! Alla fine, mentre tutte le altre case lanciavano i loro nuovi sistemi a 32-bit, Nintendo decise di rivedere completamente le proprie priorità, tornando a reinvestire sul vecchio SNES, producendo una revisione hardware in ottica di contenimento di costi, il Super Nintendo Junior. Uscito solo in Giappone e nelle Americhe, lo SNES Junior era un Super Nintendo normalissimo, reingegnerizzato come componentistica e incastonato in un guscio più piccolo e compatto.
che se lo guardiamo con gli occhi di oggi assomiglia più a qualche modem dal design esotico che ad una console. Insomma, niente di realmente imperdibile o degno di nota. Simpatico, sì, ma alla fine completamente trascurabile. La generazione finì col Super Nintendo in netto vantaggio rispetto ai suoi concorrenti a 16-bit, con un Mega Drive battuto nelle vendite solo durante le fasi finali della sua vita commerciale. In seguito, la voglia di riscatto e il voler tornare a superare i propri concorrenti sul piano tecnologico spinse Nintendo a tentare un salto a piè pari della generazione a 32-bit, proponendo addirittura un 64-bit. Ma anche questa è un'altra storia che terremo buona per una futura occasione. Shocknick, Channel 4 News. Cosa rimane oggi del Super Nintendo? Beh, a livello di software la sua eredità è di fondamentale importanza. Tantissime serie di videogiochi nate e cresciute su questa macchina sono oggi diventate dei blockbuster di grandissimo richiamo. A maggior ragione se parliamo di titoli first party di Nintendo, Mario Kart è uno di questi. Se parliamo invece di hardware, beh, a parte i soliti emulatori che negli anni hanno cercato di ricrearne le funzioni, inclusi chip Super FX e via dicendo, il 16-bit Nintendo non ha goduto, se così possiamo dire, di un mercato di cloni fisici florido come quello del NES o del Mega Drive. Questa situazione, probabilmente dovuta agli alti costi e alle difficoltà tecniche nella produzione di cloni di questo tipo, ha prodotto una quasi totale scomparsa dalla scena del Super Nintendo, fisicamente inteso, per tanti anni. Solo in tempi relativamente recenti c'è stato un certo rifiorire di cloni e simili, ma si tratta di prodotti non certo economici, non quanto potrebbe esserlo un Famiclone ad 8-bit. Sull'onda di questa voglia di revival, che negli appassionati non si è mai spenta, anche Nintendo stessa ha pensato di proporre un suo clone ufficiale del Super Nintendo, esattamente come fatto in precedenza col NES. Lo conoscete tutti, è il Super Nintendo Classic Mini. Alla fine si tratta di hardware da tablet economico che fa girare un emulatore software proprietario. I giochi forniti, 21 di serie, sono tutti capolavori senza tempo, ma di certo non mancano modi alternativi di giocarli su un'infinità di dispositivi diversi, quindi l'offerta Nintendo va presa solo per quel che è, e cioè una sorta di gadget commemorativo a forma di Super Nintendo. Un po' come fosse un portachiave. Bello sì, utile anche, ma nulla di particolarmente indispensabile. Ed eccoci qua, questo era il Super Nintendo, una console meravigliosa in grado di donare esperienze di gioco indimenticabili, forse la miglior console Nintendo di sempre. Una macchina il cui acquisto è fortemente consigliato ancora oggi. Basta solo cercare l'occasione giusta e stare lontani dai prezzi francamente fuori mercato di alcuni titoli. In quei casi, anche se è brutto dirlo, gli emulatori rimangono un valido surrogato. Tutto qua, si disse. Missione compiuta. O almeno sperava. No, c'era qualcosa che non andava. Non tutto era filato per il verso giusto. Era come se mancasse ancora qualcosa. C'era tempo da perdere. Dov'è che aveva sbagliato? Avrebbe dovuto capirlo nel più breve tempo possibile, altrimenti sarebbe stato tutto inutile. Tutto quanto. Solo parole buttate al vento. Parole. Parole. Ma certo! Non sarebbero mai bastate. Come aveva potuto non pensarci? Stupido, stupido! Serviva un altro genere di stimolo. Uno totalmente diverso. Qualcosa di più potente. Immediato! Quando fu ai piedi di quel letto, Dr. Game provò un sentimento sconosciuto. Era come se il rimorso per non aver fatto in tempo a dare un ultimo saluto a quell'uomo si intrecciasse col sollievo di aver finalmente trovato il modo di dargli pace. Sarebbe finito tutto lì. Cominciava a rendersene conto solo ora, ma non c'era altra scelta. Quindi si fece forza ancora una volta e consegnò tremante quell'ultimo, amato, tassello mancante.
Clone numero 3, hai visto il mio Super Nintendo? Le cose non restano mai dove le lascio. Perso, per sempre.